Arcangelo! 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 Il giocatore dei cartoni animati Toon Gamer. Buonasera, buonasera bastardelli, buonasera Benny Prey, RJ Angel, buonasera a tutti, buonasera, come state? Come state? Che mi dite? Ah, io devo mettere, aspetta, devo fare una roba, che se no la musica, che c'è problemi audio. Ciao carico, ti li leggo fra poco. Ciao Mushi King, benvenuti, benvenuti, come state? Che mi dite? Carminello 39, ti leggo subito, Caricus, eh? Mi devi perdonare. Sto facendo una roba per il Chrome. Paglia! Sono più di tre anni di fila. Come state? Ciao, Shenik! Aspetta, eh. Ok, ci siamo. Sera Pardo, vengo qua a rubare tech per l'IC. Dobbiamo anche decidere cosa fare, ragazzi. Cioè, bisogna decidere se andare a fare un... se andare a fare un diavolo di... come si dice? Ecco qua, musica. Ripartita. Se dobbiamo andare a fare un diavolo di team per... per il per l'IC o no, non lo so. Ciao Gambri, ciao Boma, lo so RJ, ma qui la gente lurca, no? Harry Maguire, grazie mille comunque ancora RJ. Allora, andiamo a leggere Caris. Buonasera, buona live. Mi sono stato a seguire TV su Twitch quando eri in preparazione per l'evento, dove ci finiscevi quanto fosse per te importante rimetterti in gioco. Mi sei stato molto di aiuto perché ho preso quella tua energia positiva anche per me. Ho ripreso dopo tanto tempo l'attività agonistica a giocare in promozione
nel mio paese, nonostante le incertezze. Domenica abbiamo raggiunto i playoff per il salto di categoria. In parte anche a merito tuo, grazie di cuore. Grande, Caricos, che gioia! Peraltro per uno sport che amo, nemmeno, insomma, a farlo apposta. Il Sime 25, Smeg 34, come Shaq. Pardo, buonasera, sono tornato ieri da una vacanza anzi da Musa e Fellaia. Oggi sono andato a riposo e iniziamo a bidare una zoomeria da buio. Un muro invalicabile contro Fantasy in CU. Poi ipotizzo di sommettere le prime scelte per un team antimeta. Potremmo provarlo. Io sì. Potremmo provarlo. Come è stato il weekend? Tutto bene? Sì. Sabato è stato impegnativo in quel di 42 Firenze, ma molto piacevole, come tutti gli eventi dove si vede e si abbraccia i nostri ragazzi. Domenica l'ho passata pressoché a letto con 140 di febbre, quindi di pressione. 140 di febbre, insomma, sarebbe stato notevole. Decisamente notevole. Ciao Lore! Grazie mille. Mi fa piacere che tu sia in corso di guarigione. E Bresaola, in maniera molto proteica, devo dire, invece di regalarne due, come suo solito ormai, ne regala 5. Grazie mille, Bresaola. Siamo quasi allora a livello 3. Grazie mille. Tornerà Stranger Teams? Yes, ragazzi. YouTube è in discreta... come dire, YouTube è in grande fermento, perché sto per far partire due... Far partire, datemi un po' di tempo. Ciao, Barile! Due rubriche nuove e stasera vi svelo anche una cosa. Ma perché non svelarvela adesso? Dato che siete... qui. Allora... le semifinals e le finals della PTC le streameremo su YouTube. Siuski? Va bene? Ovvio. Kai, chissà. Non ti dimenticare di aggiustare la chatbox. In che senso? Ah, già, cazzo, c'è la chatbox qui. Sì, dobbiamo chatboxarla. Dove cazzo la metto la chatbox qua qui? Dove cazzo la metto io qui la chatbox? Si fa una roba al volo. Guardate come si lavora al volo, ragazzi. Allora, guardate come si fa, Così mi vedete lavorare all'opera dal vivo. Vi preparo uno sfondo in modo che così la nostra chat durante le live di team building sia godibile. La facciamo dello stesso colore. Ciao Tatanka, grazie del settimo. Datemi un attimo, ci sono, rimanete lì per la curiosità. Grazie mille Tatanka, veramente de corazon. Questa la facciamo invece nera. Quindi avete capito, raga, semifinals e finals della PTC le streamiamo su YouTube. Stesso orario, stesso tutto. Voglio fare una prova, voglio vedere cosa succede. Si può fa? Allora, guardate bellino che cosa vi prepara il pardo. Questo si duplica, questo va via e questo va sotto. Questo lo facciamo un pelino in trasparenza, perché è così che ci piace, perché si fa le cose fiche. Questo si guardate cosa vi preparo. Guarda, mamma mia, ragazzi, ma io veramente alle volte mi domando
che fortuna che avete. Allora, anche del, cioè, tutto in diretta, multitasking. No, non è vero, devo fare prima, ma è malata, sono una fava, non ci ho pensato. Grazie mille, Carmine, grazie mille. Altre livello 3, su che cazzo si builda oggi? Ciao Tisio, benvenuto. No, però sì, è difficile lavorare se parte anche questa musichina. Veramente difficile. Allora, ce l'ho. Quindi facciamo no. Nuova immagine. Questa si mette qui. La chat box. Scrivete per favore, scrivete. Please scrivete. Scrivete perché mi serve per... Sì, bravi, di più, un pelo di più, ancora un po' di più. Sì, un pochino, fluddate. Bravo, George! Ci siamo, attenzione. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E voilà. Mamma mia. Che artista! Sono o non sono un pro player della grafica? Porca vacca. Quanta qualità. Benissimo, a posto, grazie mille. Ciao Fava, si builda serio o per l'IC? No, si builda serio. Anche perché per definizione, cioè, non è che posso buildare online un team per l'IC che poi vede tutto il mondo. E quindi, cioè, è che... Allora, Carmine mi sta dando idee. Cazzo Carmine, sono cose veramente no sense quelle che mi stai dicendo. Fantastiche però. Allora, ragazzi, Che si fa? Oltre che portare l'hype train a livello 12, intendo. Vogliamo rilanciare HTR? No. Se c'è Garyos regalo la sub. Ma allora, io se fossi un money grabber in questo momento prenderei e farei Garyos. Partiamo da Garyos. Vuoi la pick esotica? Vai, spara. Che vada bene con Garyos, ovviamente. No, scherzo. Dimmi un po'. Ho bisogno di un'idea. Vision, ti voglio bene, ma... Bardo, posso fare una domanda? Ma nel caso sulla mossa cambia abilità, si può cambiare l'abilità del Ruin con Insomnia? Certo, tesoro, è un'abilità. Quindi la puoi cambiare. Certo. Archimede! Arcibaldo! Harry Maguire! Così. Incazzo scimmia è fortissimo, però boh. Non lo so. Mimikyu, buono. Un team lento con Sal e Steltrock. Gengar mi ha fatto Pachea. Troppi Cienpao. Con succhia pugno, peraltro. Clodsire. Brasola, ti voglio bene, ma Clodsire nemmeno te. Sì, però Vision, cosa gli levi a Lilicol? Gli levi After You, Protect, Sonnifero o la mossa Erba? E capisci, capito? Galatina, sesto! No, Meganium non si può fare. Exeonilo qui, però siamo nell'ambito della fantascienza. Che potrei assolutamente, come dire, non disdegnare, però... Che era Stungjourner più... Robaccia. Quanto è bellino il chatbox! Si potrebbe davvero provare Azumarill, ragazzi. Beh, quello Oscar viene alla fine il team che ha vinto Fausto, no? Che ha giocato Fausto Terrana al 42 Firenze, viene quello. Ciao Alme, grazie mille.
Mirror Air più Swagger. Kimbrough, Spard, Intrigue, mi sta funzionando Oranguru incredibilmente. Non lo dire a Pietro Xenas, per favore. Impossibile dirlo a Pietro Xenas. Non lo fare. Ciao Samo, grazie del Prime, benvenuto. Allora, a me Azumarill non mi disturba, vi dico la verità, secondo me è buono. Allora, contro Xian Pao, che è un po' il Pokémon del momento, è un po' everywhere, è buono. Contro Shiyu e Fluttermane pure. Lui può non essere male, ovviamente non con Tick Fat, ma con lo Huge Powder. Viene anche un team Pasquale, cioè, voglio dire, anche perfetto. E infatti lo chiamiamo Pasquale. Ok. Ora, Dragonite non lo countera, Dragonite da solo non lo countera, però... King Gambit con tutti istinti. Io King Gambit non ti dico di no. King Gambit non ti dico di no. Però aspetto, me lo scrivo, King Gambit. Allora, il fatto è che, cioè, il 90% dei team good stuff al momento, Magikarp, perché c'è Magikarp? Sono ovviamente tipo Amongus, Arcaninny e Palafin. E lui è buono, lui Azumarill è buono contro un sacco di roba, ma si stompa un po' su questi tre. A parte Arca, comunque si wispa. Si stompa un po' su quei tre. E Dino dice Ceruledge, che effettivamente quei tre, ok. Però rimane il problema Palafin. No, mio mio, Electavine non è giocabile, purtroppo. Iron Hands sarebbe un doppione. Vera Magalli che si va a schiantare contro Amongus. Chiaro che qui un Amongus anche nostro non è male. Chiaro, cioè, non stiamo facendo niente di trascendentale. Potrebbe stare bene un Bax. Allora, raga, si mette Pasquale. Benissimo, ok. Come slot erba. O ci metti Voshien. O ci metti Amokus. Togliamoci subito il dente. Togliamoci subito il dente. Io sono per il fungo. Per me è il Pokémon più forte di questo momento. Sarena, tesoro, sì, è vero, girano un sacco di priority, ma...
No, il setup non è più indispensabile, assolutamente, sono d'accordo. Metti il fungo shiny. Vabbè, abbiamo fungo shiny. Vabbè. Tutti blu. Ciao Salvio Bish, bentornato, grazie mille. Allora, Bax è bellino. Bax è bellino. Bax è indubbiamente bellino. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere una roba. Faccio vedere una cosa che mi rendo conto che io do per scontato, ma molti di voi magari sì, sono appassionati di competitivo, ma non sono molto dietro a quello che gira nel meta. Allora, vi faccio vedere al volo una cosa. Ciao Kamji, grazie mille veramente di cuore ragazzi per non mollare. Allora, vi voglio far vedere una cosa. Questo è uno specchietto. Di quello che gira. Secondo me. Al momento. Allora, c'è un pult. Quindi vi fate anche un po' una cultura del meta. Questa chiaramente Dragapult, CP, Terra, magari acciaio con Terra Blast. E c'è un Pao. Poi la Tang Gang. Non sono grafiche che erano pronte per lo stream, però. Con Fluttermane. Ok. Questo è il team di Tang che ha vinto a Fort Wayne. Poi Good Stuff 1, che è quello che mi avete visto portare anche in live, in video. Ok. YouTube intendo. Good Stuff 2. Che differisce da questo sostanzialmente perché cambiano la slot acqua e la slot fuoco. La slot acqua e la slot fuoco diventano Gyarados e CU. Ok. Poi Sun. Flattermi come potete vedere in ogni team. No, no, assolutamente Narcise. Ok. E poi Talon Stuff. Questo è il team che ha portato Ugarte. Qui c'è Among Us. Quindi questo è un po' il meta. È chiaro il concetto?
quindi bisogna un po'. Allora, Ceruledge, terra erba, chiaramente sì, è bellino. C'ha il problema di Chen Pao Ice Spinner. E anche di Bax. Non è poco. Non è poco. Chen Pao guarda Zumerri, è vero. E anche Bax. Va bene. Seguiamo il consiglio del signor. Come lo fai? Clear Amulet. Terra Erma. Invece Terra Steel come usato. Sì, beh, Pippo, ovviamente, Among Us, Flutter, Arca, certo. Allora, Earthworm in determinate circostanze è valido, chiaro, ragazzi, perché mangia la terra. Allora, Barda, i Prankster adesso soffrono, chiaro, perché c'è il buio. Ma anche perché è complicato, cioè c'è solo Sableyer, non c'è Whimsicott, capito? Grimmsnarl. No, King Gambit no, diventa un team troppo statico. Ora, secondo me, devi andare su con la velocità. Il problema di questi tre è che la slot acqua e la slot fuoco se n'è già andata. E quindi se dovresti fare un team senza Gyarados o senza Arcanine. Oppure te ne sbatti le palle e ci metti Gyarados. Che comunque è un Intimate anti Chen Pao e anti Bax Calibur. Ci può stare. Ma Scizor non ce lo vedo. Troppi. Puoi fare una roba del genere. Facciamo rosso, così non sembra un po' come un atto. Giusto con niente, cioè mi sembra abbastanza. Guarda, sono tutti fisici, eh. Hai Dragon, Carmine e Flutter dappertutto, cioè lo devi cristallizzare. Sempre. Idem Salamence, capito Ganon? Flutter ovviamente ci sta bene nel team, chiaro, non devo dirvi sciocchezze. Flutter ovviamente ci sta bene, perché abbiamo bisogno di un attaccante speciale. Flutter fa molto bene il suo lavoro, inoltre è ottimo con Among Us, bla 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 bla. E aiuta contro Bundle, certo. Che rompe le palle a tutti, praticamente, di Freeze Dry. Anzi, i primi 4 sono massacrati di Freeze Dry.
e che lui lo considero Terragrass quando sarà. No, Terra normale, Platinum, non mi piace. Poi magari vince gli europei, io mi mangio le mani. Ma voi sapete cosa dovete fare in tal caso. Punto esclamativo giveaway. Vinci un gioco gratis su Instant Gaming. Esattamente. Punto esclamativo giveaway e... No, no, Rebel, va bene, va bene. Non è un problema avere doppio fail o un doppio water. Anche perché sono doppio water. L'erba è un Pokémon che non ha mosse erba. Si chiama Amogus. E i Pokémon elettrici non c'è nessuno. C'è solo Iron Hands. No, no, per me Tire S rimangono sempre Team Glue e Amogus. Questo mi ha capito la verità. Ciao Barda! Grazie mille del regalo. Non so se era quello di Gyarados lui. Ma non era voluto. È che per l'appunto Gyarados ci sta. Ci sta bene. Ciao Mi. Misdeca. Grazie del 17. Non dovevi, Barda, vai tranquillo. No? Si fa per ridere. Per Gyarados e Pelipper sono due Pokémon completamente diversi, ragazzi. Ciao Nellino. Iron Thorns. Non ne vedo l'esigenza. Ecco perché no. Non ne vedo l'esigenza. Ciao Chari. Allora, contro la Tang Gang bisogna testare, ma potremmo non essere messi male con Ceruledge. Contro Tinglu. Forse qualcosina che lo pesta un po' ci vorrebbe. Vabbè, abbiamo anche il signor Pasquale, eh. O ci si prova Baxcalibur, che è un buon Pokémon contro Iron Bundle. O ci si mette un altro Pokémon che è buono contro Iron Bundle, che è anche in Gambit, voglio dire. Però è un Pokémon che è molto legato alla Terra. Senza rovina? Sì, sì. Rovine sono forti, ma non sono... Goldengone, Goldengone, Goldengone... Goldengone non sarebbe male, no? Però è tingluato un po'. Ciao Bollito. Ciao Wally, non ho visto cosa ha scritto. Fra, io te lo dico, Seru è ingiocabile perché perde da Fissure. No, no, certo, certo, ma infatti... Infatti sto molto attento a... il sesto. Che lo voglio che Manything Blue. Ecco perché Bax, non mi dispiace. Vabbè, raga, si può anche provare, eh.
Allora, lui va molto Clear Amulet. Noi lo proveremo Loaded Dice. Perché Clear Amulet lo abbiamo qui. Semplice. Discorso molto semplice. Se no possiamo dare Clear Amulet a Bax. Azu è la V, sì sì, lui è V. Lui 100 su 100 è Citrus. Lui è Lefties o Baccona. Lui probabile Specs o Booster Energy. E lui Dice. Serus Safety Goggles. E lo faccio erba, raga. Fotterà erba. Faccio erba per Palafin. Allora, o gli dai gli avanzi, però ti prendi le Intimidate volta a volta. Faccio per dare Clear Amulet qui, eh. Però io non glielo do a Clear Amulet lì. No, no, va bene così. Allora, Pasquale. Acqua Jet. Liquidation. Play Rough lo dobbiamo mettere. Ai noi. E probabilmente Spinner. O Super Power. Sì, anche facciata, chiaro, non è male. Noi la proviamo. Lui tanto non ce la fa mai a superare voci N. Vogliamo bulkare un pelo. Ok, adesso raggiungi 200 di attacco, va bene? E lui lo farei terra erba. Sempre per il discorso Among Us. Tutti terra erba. Lui terra water. Con Rocky Helmet o la Citrus. A me gasa la Citrus, chiaramente. Poi lo facciamo bold. Bello ciccio ciccio. Cerulege. La speed di questo Cerulege. Allora, vogliamo provare a superare Fluttermane. Ciao Sergio! Non Fluttermane, CU, scusate, 154. 152, 154, ho un lapsus. Ho un lapsus. 152, chiaro, perché è più 15, 167, che stupido. Quindi 152. Non è male, vero Porcospino? Per 1,5 diviso 2, che avremo Thunder Wave, quindi voglio essere più veloce di CU. Poi
lo facciamo più difesa speciale. Careful. Fatta cazzo di cane, eh. Ciao Drunk Monkey. Grazie mille dell'ottavo. E lui c'ha Shadow Snack. Da Don Dozo. Vediamo. Vediamo se riusciamo a gestirlo. Bitter Blade, Bull Cap e Protect. Poi Gyarados, Yapapa, Waterfall, Taunt, Thunderwave, chiaro, Protect, ma noi vogliamo fare gli esotici. Noi vogliamo fare i ragazzi particolari. E gli daremo Whirlpool. Vogliamo trappare. Flattercoso. Cazzo, King's Rock. Boh, hai ragione, Rasaini. Comunque, King's Rock ti dà 3% in più, eh. Cioè, cascata Flinch al 33, però comunque... La fera. Steel. Mi fa impazzire a mettere a Steel, per dire la verità, però... Era Steel. Allora, lui lo potremmo fare booster. Con la level up. Moonblast, Shadow Ball... IPS. IPS devono essere... ...161. Bomb. Ma 159 mi parte, sì, effettivamente. Il 39, vabbè. Cambia veramente po'. Ma va bene. E... No, li fa danni, fisio. Li fa. I believe in Flutterman. E il signor Baxcalibur. Ciao, signor Baxcalibur. Senza priority. Il signor Baxcalibur. Allora, lui l'abbiamo fatto 115. Lui l'abbiamo fatto 116. Lui deve essere 117. Lui si gonfia. E... Ma sì, dai, sti cazzi. Lo proviamo così. Era... Poison. Non si soffre in Progredius? No. Non mi pare. Non lo so. Lo scopriremo solo vivendo.
Allora, ragazzi, o abbiamo fatto il team degli europei, cioè se questo team gira è il team degli europei, se no fa cagare, cioè, non è molto bene. Ora preparatevi perché non troverò nessuno che apra le liste, nessuno, va bene? Quindi facciamo il count di open team sheets list, va bene? Andate a vedere. Vi ricordo, mentre le nostre musichine vanno e vengono subito spente, che stasera alle ore 20 io sono ospite, è il motivo per il quale abbiamo anticipato la live. Guardiamo però adesso come va. La terra di Fluttermane. Ah, è vero, non gliel'ho date Ghost. No, non la voglio Ghost. Voglio Terra Steel. Noi dobbiamo essere ospiti alle 8 sul canale Ludinese Esport, raga. Udinese Esport. Quindi, stasera io vi voglio presenti per fare domandine, eccetera, eccetera. Sarà una chiacchierata sul mondo dell'esport. Ci sarà anche un giocatore sportivo di FIFA. Quindi... però c'è che pardo sul canale Ludinese Esport. Allora, ecco questo. Mi hanno appena suonato il campanello. Io, chi cazzo è che mi suona il campanello? Io non posso, al momento sono in live con voi. Allora, vediamo un po'. Mettiamoli, lui ovviamente, open team sheets e siamo a 0 su 1. Bene? Segniamo. È il Corriere. Io non ho ordinato nulla, Robert. Quindi il Corriere... Allora. Cerulege potrebbe potenzialmente essere bellino. Ma per lui proprio rejected le open team sheets, ragazzi. Proprio rejected. Che meraviglia. Ma se io tipo mi spostassi... posto così vedete un po' meglio. Oh, l'ha già. Allora, vabbè, qui comunque anche Max Calibur secondo me fa bene, motivo per il quale noi faremo Geridos, Max Calibur, Flutter Robo e Pasqualone. Bene, allora. Thunderbird, Good Dance. Oddio, che passione. Che passione di vita. Beh, si parte subito, ragazzi. Ora lo si flinch, raga. Subito. Bene, Ice Body, ragazzi, lui. E Freeze. No, io vi faccio solo... cioè, vabbè, ok. Benissimo. No, due turni, eh. Due turni. Wild Charge. Miss. E Freeze. E non ha congelato Max Calibur. Per il semplice fatto che Max Calibur è ghiaccio e non può essere congelato. Se no, congeliamo anche lui. Ma va bene così. Boia. Trail Blaze su Glass. Perfetto. Non ridete. Non ridete. Io vi conosco. Non ridete. Grazie. Lui è
Light Clay. Woo! Ci scongeliamo. Attenzione. Attenzione. Bucks, anche se ha più due sti cazzi, troppo importante. Più che altro tenerlo in campo ora non... Cioè c'è la Snow, quindi quel Glacian ha la difesa aumentata e è sotto Aurora. Non faccio un cazzo di Buddhist, quindi... Ciao della Switch Hunter, grazie per i 2 anni insieme. Grazie mille veramente di cuore. Lui ha l'ultimo turno. Barrascura. Protect. E acqua jet su Barrascura. Swimming Zimet 18. Grazie ragazzi. Ci state riportando in carreggiata per i 1008. Anticamera dei 1009. Drill Run. Quindi lui ha predictato Terra Poison. Arriva la para. Spiazze per la para. Ragazzi, quando c'è la Snow, lui non prende niente. Spiazze ancora per la para. Bom. La prima sembra essere andata. La prima sembra essere andata. Vediamo un po'. Miss Siuski. Sapete anche cos'è che sta andando a ruba? La team acqua all'Esercio Lab. Manca un posto di quelli scontati, ragazzi. Uno. Io devo aprire perché peraltro ho ritagliato male il sito. Ma va bene. Ne manca uno. Punto esclamativo Tarle. Poi ci sono quelli non scontati che dovete prendere anche quelli. Però intanto ne manca uno. Ragazzi, scuola di competitivo in quel di Livorno. Io vi aspetto. Però veloci. Carpe diem. 26-30 luglio 2023. Dai. Subito. Fiondate. Andiamo avanti. La Tarl, la scuola più bella di tutte. Allora, lui mangia la terra. Lui mangia la terra, ragazzi. No, Ciccone, non puoi venire perché non rispetti i requisiti per venire a trovare. Devi essere abbonato. Non puoi, Ciccone. Assolutamente. Allora, lui mangia la merda, la terra. E ovviamente open team sheets 0 su 2. Contiamoli. Contiamo. Sono basso, raga, perché è la prima live di team building che facciamo, quindi. Lui mi lida di Flutter meno garantito al limone. No, di Flutter di Bundle.
sono stato moscio. L'avevo presa la Rid, però. Beh, te l'ho bello e rotto il sub, e ora? Farà Willow Whisper. Cioè, lui un po' non doveva portare, che era Bundle. Clear Amulet, ma ovviamente. Eccala. Guarda, mamma, chiudo la team list. Questo è il mio nome. Questo è il mio nome. Giafarro. L'uomo più bello del mondo. Tranne quando va a mangiare sushi, che è in pericolo di vita. Ciao Giafarro, grazie mille. Beh, oserei dire benissimo. Bene. Bravo Sung Day. Clear Amulet, chiaramente. Te lo puoi aspettare perché è un buon strumento di giocare, però non hai la certezza, capi? E soprattutto avevo portato Baxcalibur. Il budello di Baxcalibur. Bravo, pisciagli in testa. Ora lui qui potenzialmente c'ha terremoto. Sì, Zuzu! E si figlia un altro turno di Whirlpool lui. Sei Zuzu! Vai, Pasquale! Sì, Pasquale! Scelta sbagliata, Johnny. Bravo il ragazzo che ci ha detto prova facciata, perché ci ha svoltato la partita. Pasquale viene giù, ma... Signor Pasquale ha meritatamente fatto il suo porco lavoro. Pensavo il Gabibbo venisse giù, vi dico la verità. Giupestro. Boia. Perché mattina? Lui pensa al Rea G-Power. Il problema è che sei diventato Ice, Johnny, e quindi... Hai perso. Hai perduto. Ciao Giupestro. Un mese di assenza competitiva, ma sono tornato. Ma questa Regulation C sembra essere veramente molto figa. Cioè, ragazzi, a voi la parola del popolo. Però secondo me meglio della Series 2. Avete visto che danni, raga? Allora, vediamo un po'. Open Team Sheets. Open Team Sheets 1. Open Team Sheets 2.
Open team sheets e 3. Nobody accept open team sheets. Ma io mi domando, signori amici di Shodown, invece di fare open team sheets, accetta non accetta, fai una ladder dove giochi e non c'è l'open team sheets, e fai una ladder dove come parte la partita c'è l'open team sheets. Chi si vuole allenare giustamente per le liste chiuse, per la IC online, va là. Chi si vuole allenare per i tornei, va de là. Cioè, non capisco il quid. Avete fatto 77, cioè avete fatto, cioè guardate, ci sono 948 categorie. Ora, secondo voi qualcuno va a giocare la Challenge Cup 1v1? No. Però, niente, paraocchi, va bene comunque. Così si taglierebbe la testa al toro, no? Capisco. Cioè, capace aggiungono l'Iron Monk Kaiser su Showdown. Allora, ma mettono l'open team. Però. Attenzione. Perché qui potremmo avere dei grossi problemi. C'è il King Gambito. Ciao Nightshade, grazie mille del secondo, bentornato. Allora, Pasqualone non è male. Mi potrebbe fare Talonflame più Cian Pao o Talonflame Fluttermane. Sì, Vlad, King Gambit ci dà noia, lo sappiamo. La vediamo un po'. Talonflame fatto. Comunque, 0-3 lista aperta. Burstiamo l'attacco di Bax Calico. Vabbè. Allora, se lui da Liquidation ha preso 61, non prende 39. Sarà Clear Amulet, sicuro. Ma noi. Facciate una 140 che ignora lo status. Questa è una 40. Vabbè, questa è una 20. Quindi li facciamo un settimo di quanto li abbiamo fatto. Però è stab. Quindi 3 e mezzo meno 51, 11 per 3, 3 e mezzo. 11 per 3 e mezzo. Non arriva a 51, quindi dovrebbe morire. Vediamo se ho sbagliato il calcolo, perché ci sta anche quello. Lui mi farà Willow Wisp H. Me ne frega. Ho sbagliato il calcolo. Sì, non so perché. Cioè, devo aver sbagliato il calcolo, ma va bene. Dopo ci. Ah, giusto, perché c'è la resistance che è water. Che cretino, ma va bene lo stesso. E così è ottimo non averle. Non averlo tirato giù, perché gli tiro l'acqua jet. La resistance.
Pasquale. Pasquale è un bel gendarme, Pasquale. Allora, qui Aqua Jet e Thunderwave. Comunque, raga, siete veramente in tanti, fuori orario, e io vi ringrazio. Sì, senza resistance l'avremmo tirato giù e quindi avevamo calcolato bene, ma mi sono dimenticato un piccolo ma significativo dettaglio, quindi ho sbagliato. Ho fatto un errore. Agge fatto errore. Pasquale, dovresti fare giallo. La stessa sensazione che ho quando vedo gli azzumeri gialli è quella di quando con un mignolo inciampo sul su una zampa del divano. Quindi eviterei. Cioè, è veramente terrificante, ragazzi. Cioè, azzumare il giallo è... Non si può vedere. Allora, lui potrebbe fare tipo Tera. Però che fa? Mi ignora Gyarados? 90 volte su 100 lui è... Choice Item. Sì, lui ha già atterrato Bax. Buono. Lui mi deve fare succhietto pugno. Bome Burki. Bome Burki. Vacca. Boia come cazzo e Bulky, ragazzi. Peso niente. Buono. Para! Oh, ce n'è bisogno. Qui qualcuno non è a V, eh? Buon. Siamo 3 su 3. Sì, raga, oggi ho cominciato alle 4 perché finiamo alle 18.30 perché stasera alle 20 sono ospite del canale dell'Udinese Calcio per un'intervista. Sì, erano cazzi, ma c'era anche il discorso para. Porca troia. Allora, Soto. Ovviamente, 0-4 Open Team List. Cioè, praticamente, è come non averle messe le Open Team List su Showdown. Non c'è nessuno. Eri un famosissimo calciatore di Serie A. Sì, ero... Jan Kulowski. Fatti stasera. Grande, I love you. Ha fatto le team sheets. Pazzesco. Allora, quindi allora è 1 su 4. Indeed Psychic Seed. Armaggio, vabbè, ma l'ha aperta perché è il team di Soto. E quindi sostanzialmente, cioè, non ci dice un cazzo. Però a me va bene che lui sappia, che io so, che noi sappiamo, che gli sanno, che loro potrebbero sapere di non sapere, come diceva quel famoso filosofo greco. Tutto chiaro. Ora, Trick Room chiaramente non è un qualcosa che noi siamo abituati a fronteggiare. Se lo legge non fa un brutto lavoro, eh.
guarda, Serulec. Ma na 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 na. È che non è Terastel. No, Futtusi. No, Futtusi. Si deve predictare. Sì, Marco. Però facciata ce l'ha svoltata, Edino. C'hai poi da ragionare, Edino. Pie 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 pie. Così glielo trappiamo lì. Simobet, non t'avevo visto, grazie al 19esimo. Carro, grazie mille. Ma Manzo, penso sia impossibile, vorrei dire. Sembra la piscia. Sembra il chiarito spisci in testa. Ok. No, no, è vero, Thalmogoyf. Queste per i fotografi. Raga, questa è una partita di qualità. Qui abbiamo vinto con un bel game plan improvvisato. Questa è una partita di qualità. Ovviamente, team list. Su 5.
CU Scarf, Marcro, Sunny Day, Fluttermane, Life Orb, Terra Fairy, Psy Shock. E queste sono cose, ragazzi, importanti. Garchomp, Choice Band, Among Us, Aguav, Terra Grass. A cosa cazzo serve la Terra Grass su Among Us? Lui ce lo spiegherà. King Gambit, Terra Flying con Terra Blast e Assurance. Terra Flying, King Gambit, Among Us, Terra Grass, Garchomp, Terra Ground, Markro, che comunque è Markro. Signori, mi sembra una partita per Baxcalibur. Mi sembra. Però bisogna stare attenti. Sunny Day, Full Play, Tailwind, Whirlwind. Whirlwind. Poi. Allora, lui fa Tailwind. E poi che fa? Frana, Dragon Claw. Whirlwind è Turbine. Siuski! Siuski? L'ho già detto io. Lui è Spegase, Spegase, Spegase. Life Orb, Psy Shock, Dazzling Gleam, Shadow Ball con Garchomp bloccato su terremoto, quindi deduco entri King Gambit a destra. Calma. Se Rulege Tererbe non acciaio per entrare meglio nel palafin giro con la Mongus. Ok, ora lui muore da Baxcalibur. Aveva fatto Sacher. Quanto ha preso lui da Liquidation quando è entrato? Andiamo a vederlo. 52, ok. Non prende di Aqua Jet quel che ci serve. Si può però mandare lui a morire. Quanto lui fa frana?
Ok, condoglianze per poverino. Lui non ha mai attaccato un King Gambit, ragazzi. Su questo bisogna essere onesti. La Parash ha proprio steso un tappetino rosso. Eravamo messi molto bene, perché comunque abbiamo Baxcalibur dietro. Però ciao It's Tenzi, grazie del terzo. Mala, ciao Mala. C'è ancora qualcuno a modo? Aspetta. Allora, siamo 5 su 5, ragazzi. Gianji. Gianji non è italiano, eh. Aspetta, perdone. Open team sheets. Open team sheets. Bravo, Gianji! Bravo! Gianji. Gianji G ero io. Facciamo un po' anche simpatici. Allora, Arca. Quindi siamo a 3 su 6. Cazzo, si è impennata la Iron Bundle Booster Energy, Fluttermane Specs, CM Pow Sash, Iron Hands e Talonflame. Attenzione, attenzione, perché lui c'ha molte cosine che ci danno noia. Bundle e CM Pow insieme, mai visti, ma lui ce l'ha. E soprattutto Iron Hands e Talonflame. Cioè tutto il team, fate il dito nel culo per noi, benissimo. Fa piacere saperlo. Ci fa piacere scoprirlo, saperlo. Così. Ti vogliamo così. Vai, proviamo un po'. È a V, zio Mads. Max. Ciao Mary, Rosemary! Tutto bene. Trovassi anche un team alla svelta per Lewick, andrebbe ancora meglio, pensa te. Immaginavo che lui non andesse di Freezy Dry, e allora seguiamoglielo. Ciao dottore, fa partire l'abbonamento e il treno Piper Fast, la pippa veloce, che è come un che è come un fletchling, che fletchling fa, è come Piper Fast. Grazie mille dottore. Vabbè, basta. Allora, stiamo calmi. Bene, qui il freeze dry non ce lo leva nessuno, mi sembra abbastanza doveroso. Buono ragazzi, stiamo facendo il massimo che potessimo fare, eh. Intimidiamo.
Ho un talento di riproduzione suoni, assolutamente. Bravo, qui lui che ci legge l'entrata di Among Us. Noi ci siamo già mangiati la bacchetta. Eh sì. Che gioia. Ecco, questo maledizione un roll. No, non va bene. A meno 1 ha preso 51. A meno 2 ha preso 40. Ha rollato basso prima, ci ha ingannati, e ha rollato alto dopo. Vabbè. Gioiosa questa cosa. Lui mi fa GG pardone. Aspetta, la mia finita, Gianji. Non mi ha finita Gianjo. Molto probabilmente finita, però vabbè ragazzi, considerando che aveva veramente un anti-team, non che l'avesse fatta apposta, nel senso, però che aveva, lo abbiamo detto in apertura di live, Chien Pao, Flutter e Iron Hands insieme, io direi che ci possiamo assolutamente stare, quindi va bene così. Siamo a 5-1. Buono. Allora, questo è uno dei team che vi avevo fatto vedere, il team proprio standard. Qui dobbiamo provare finalmente Zero Ledge. Ciao Beo! Ma che dici? Ma addirittura? Addirittura 4 su 7? No! Potremmo abituarci. Allora, Bascalibur Loaded Dice, Among Us Terra Water, Palafin, Tinglu, Flutter, Fairy con il booster e il Siuski e Arca. Occhio perché lui c'ha all e cercherà di fare all più Vax, sicuro. Sicuro. Questa è la partita forse più indicativa per noi, molto importante. E io vado al timer. Ma porco demonio. Avevo l'idea di flattermi. Lui fa dentro arca. Maledetto me. Vediamo se non l'ha portato, Ark. Sembra strano.
E lui ci prova. Faze lui, sì. Probabile che la faccia. No. Ciao Mava! Noi volevamo avere Flutterman per Bax Calibur, perché se faccio terra erba è chiaro. Mi potrebbe fare AIDS e attacca qui. Bravo. Indubbiamente bravo. Partita persa, ma ripeto. Grazie al cazzo. Ora attenzione però. Vabbè, lui fa Rage Powder. Rage Powder più Icicle e non vedo come la perde. Andiamo a vedere se per chissà quale miracolo. Esatto, tipo questo. Io gli avevo letto via Bax dentro Amongus. Era la giocata che avevo letto. Vabbè, questa è una partita purtroppo. Abbiamo messo Flutterman in team building apposta per Bax, perché se fai terra erba chiaramente. Siamo andati al timer perché non ho abbassato, non ho scrollato la chat. Ero assorto nella lettura della team preview. Peccato perché era quello contro il quale volevamo. Vabbè, ma che dici? Flutter Specs con Fulmine, attenzione. Indeedy, Psychic Seed, CU, CM Pao, Choice Band, Dragapult, Talonflame, Coverclock. Bello Among Us, bello Azumarill qui. Pasquale qui è ottimo. Pasquale qui è ottimo. You Life Orb Terra Grasso però, eh? Buono. È molto probabile che lui faccia Terra Grasso. Tipo Fulmine e Terra Grasso. Fulmine e Terra Grasso. Fulmine, terra grass, fulmine, terra grass, fulmine, terra grass. Io dico che la terra grass la reggo. Io dico che la terra grass la reggo. Terra blast grass life orb, io dico che la reggo. Vediamo, magari mi sbaglio. Ottimo. Lui non se la sente.
va di sball così. Si gioca la partita senza i Flutterman. Che ne dici? Lui non ha Dark Pulse. No, c'ha Snarl, Heat Wave, Terra Blast. Quindi se divento erba. Potrebbe fare il Ping End? Ce l'ha? No. Hi Shane! Lo sapevo e si reggeva. Buono. E qui è ottimo perché lui muore di bitter. Lui muore di bitter. Però mi potrebbe fare, attenzione, Snarl più Dragon Darts che vanno tutte e due qui. Quindi dobbiamo proteggere. Tano di Gerios non cambia la sostanza, ma si piglia un Darts solo. Invece che prenderne due. Perché peraltro Azumarill è Fairy, quindi sarebbero andati tutti e due su Sir Legge. E lui è CB. Non è piacevole. Bitter Blade, esatto, la mossa da aperitivo. Come potete vedere il danno è enorme, ma Snarl lo reggiamo. Due cose no, e noi vi si fa. Parrino, recuperino. Dopodiché si prende 37 e 45. Lo fa cascata bitter. Ci sa il paraflinch e poi dopo vediamo se rolla alto su Gyarados. Ovviamente sì. Bitter, bitter, bitter. Persa. Perché lui deve rollare alta, noi no. Perché ci aveva fatto di bitter 37, avevamo 38 su Gyarados, il nostro Gyarados è morto e non si è magnata a back. E lui resiste 2%. Vabbè, forse una spread da rivedere su Cerulege, perché è un po' troppo sega. Cioè, forse è un po' troppa la difesa speciale. Io, meno un 160, bisogna che te lo dia, perché sennò fai veramente ca. Sì, è che 60 più. Però allora a questo punto 162, 140 mi conviene più fa così, che mi viene 162, 142 con l'altra natura. Sì, prima mi ha salvato la difesa speciale, è vero, però mi ha salvato contro il team di Soto. Cazzo, me ne frega. L'avevo notato anche già prima, anche quando su Flutterman si era fatto poco. Ora, era particolarmente bulky, però. Allora, oh bene, questo è un team quasi come quello di prima. Cosa volevamo fare? Flutter. Volevamo fare Flutter Gyarados. Pasqualone e Cerulege. Perché così dopo una Thunder Wave siamo più veloci di CU, Scarf, Modest. Lui c'ha Stomping, Heavy Slam, Fissure, Ruination. Among Us è Citrus. Io fossi in lui farei Prote. Among Us, oh, lo deverei. Voglio dire, starei a prendere il taunt, no?
è anche vero che potrebbe aver paura di Moonblast. Su cascata. Quindi fammici fa taunt, perché la mamma dei fenomeni è sempre pronta a sfornare i bambini. Shesho! Grazie mille! Grazie mille veramente. Ma Ed, non scricchiolano da quel punto di vista, ecco, diciamo così. Io dico che con la spread che abbiamo e V-Slam, il fatto che lui ha meno uno, lo reggiamo. Però lui sa giocare a questo gioco e va di fish. Senza senso questo fish. Cioè, hai e V-Slam non lo fai. Proprio senza senso. Però lui è Will We Are, quindi non può buttare Among Us. Ora mi puppa Lugola. Comunque è incredibile, ragazzi. Perché avrei dovuto switchare, ragazzi. C'ho anche sostituto. Io qui, cioè, vada bene, io qui faccio sostituto, lui missa Fisher, lui ha perso la partita. Perché poi entra di Max Calibur. Cioè, proprio completamente non pensante. Io, con il bene e il rispetto di tutti. E qui Whirlpool fa sì che lui non se ne vada. Non se ne possa andare, e quindi lo stompiamo. Ciao Enricus. Dazzling Moonblast. Trovassi lo spiraglino per entrare di Serulege. Voglio vedere però se si locca su Shadow Ball. Ed è uno che, con tutto il rispetto di tutti, magari alle prime armi, insomma. Ok, sì, decisamente. Ovviamente drop. Tuski. Ma Roberto, sono estremamente funzionale, come puoi vedere. No, raga, ma le sta prendendo tutte. Cioè, ha preso il flinching di Icicle Crash, Fissure, drop di Sha... tutte! Io sono allibito. Va bene. Mi spori, però... se Pollen Puff. Ah, 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 ah. Buon. C'ha hittato Fisher, ma si è giocato dalle 16 alle 18 volte meglio di lui. Speriamo e basti. Come team non è sgradevole quello che abbiamo fatto. Come team non è sgradevole. Non è affatto sgradevole. Però ora attenzione, perché c'è Glimmora o Vucien. Io vi voglio provare il setup di Bax Calibur.
qui l'open team sheets sarebbe importante, ma non l'avremo mai. Vediamo se su... No. Va bene. Vabbè, safety goggles, palafin. E invece... Attenzione! Lo so, sto facendo spora su Boscien, lo so. Pensavo a una tera. No, gliene importa una sega a lui. Allora, impara un po' di arcoli. Non è che se c'è l'abilità di Boshien, Boshien non muore a mosse fisiche. Cioè, Excalibur a più 2, ti assicuro. Cioè, potrebbe... Ma noi qui bisogna fare una roba, bisogna fare Gyarados, Terra, lui dietro c'ha King Gambit. Questa spruzza le spine, poi si rientra di Among Us e le rimangiamo. Oh. Gertrude, questo bisogna fare. Thunderwave, tanto te ora ti svegli e te devi morire. Pronti? Pronti? Pronti alla riga di... E miss di Thunderwave. Ma io posso solo dire che... Dazzling, posso solo dire che, come dire... Siamo veramente dei ragazzi fortunati. Bon. GG. Madonna delle rose, oh. Bisogna sempre sfumare sette amiche. Qui Baxcalibur setup è stato decisivo. Veramente, veramente decisivo. Così come potrebbe essere decisiva per la vostra carriera di allenatori la Team Aqua Research Lab. La Team Aqua Research Lab. Vieni alla Team Aqua Research Lab. Impara a farti i nodi alle cravatte col professor Perazza, che però di competitivo non sa una. Scherzi a parte, ragazzi. Punto esclamativo Tarl, la scuola di competitivo Veale, quel di Livorno, che accoglie quest'anno ben 50 studenti, ma 9 l'hanno già preso. Uno può ancora avere lo sconto, gli altri 40 invece pagano a prezzo pieno. Quindi, signori miei, veloci. Scherzi a parte, è un'esperienza clamorosa di vita. Imparate veramente tanto e vi divertite. E quindi, cioè, non capisco perché non farlo. Detto questo, lui ha accettato l'open team sheets. Punto esclamativo Tarl. Ma qualcuno di voi ci sta pensando? O no? Allora, Jugulis, CU, Leftovers CU, Great Task Life Orb, Palafino, Among Us e Iron Hands. Andiamo, Eren Jaeger, non rompere le palle, dai, su, fatto regalare per il compleanno, tanto sei nato a luglio, giusto? Allora, attenzione. Qui c'è anche Tailwind. Non saprete mai cosa fosse questo verso. Ciao Finn Raul. Maledetto Beo. Non penso proprio a Edkin. Devo rimborsare Beo.
Vieni, Bresaola. Comunque, allora, fatemi un attimo ragionare qui, perché potrebbe essere una situazione. Pasquale non mi dispiace. Pasquale non mi disgarba. Va bene. Madonna, se vai bene, Pasquale. Ragazzi, Pasquale is gazing. Se ti porti le scarpe, Brisaola, se fai che tu vuoi. Questa è la canzone, ragazzi, preferita a Stefano Beo. Perché c'è un uccello alle piume. True Joker, Maremma ladra. L'ho detto ieri, l'ho detto stamani nel gruppo Telegram, l'ho detto in storia Instagram. E le dovete vedere le storie Instagram. Boia de... invece di... guarda solo culi. Le dovete vedere. Diavolo. Francesco Pardini con il 3 al posto della unica. E su, seguitemi su Instagram, dannazione, e guardate le stories. E vi dico, oggi si fa live di questo a quest'ora. Domani, attenzione, perché la live di quest'altra ora e la si fa a quell'altra ora ancora. Oh, non so, Duculi ci potrebbe mettere, ma mamma. Allora, detto questo, Love to be 19 secondi. Ah, veloce, lui c'ha Rotom. Perché c'ha Rotom? Che me ne faccio di Rotom? Perché c'ha Rotom? Batulia. 10 secondi. Addio, addio, addio. Oddio, e che fo? Oddio, ma perché? Non dovrei flattermi. Zaza Paciulia, sì sì. Grazie King Bulldog. Ah! Ma perché? Cosa ho fatto di male io nella mia vita? Cosa ho fatto di male io? Dio di Dio! Ma non è possibile! Ma perché? Zaza Paciulia. Mori, stronzo, io piglio sti crit. Io piglio sti crit.
Ma va a cagare, va a cagare. Sì, succhia pugno. Vieni. Ciuschi? Anzi, zoomeril. Bello switch comunque, quello di Dan. Molto bene, Dizzy. Abbiamo un ottimissimo win rate. Guardate, guardiamo un po'. Tanto era 9-3. Quindi, vabbè. Ottimissimo, insomma. È durata decisamente più la scelta e la lead, sì. Sono agree with you. Se pa 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 cha cha cha. Se cao. Anz ala GG. One Ligo San. Among us. Flottero meno. No flottero meno, no. Ma flottero meno. Box Calibur. Mascalibo. Ho. Mascalibo. Beh, tutto una scella. Dopo alle 8 sono sul canale dell'Udinese. Siete curiosi di vedere cosa ho da dire al canale tematico dell'Udinese Calcio? Cioè, io da morire. Cioè, è fantastico. Detto questo, liquidazione. Ci sono i saldi. Scurreggione per lui. Vabbè. Bravo. Il nostro armor minchia. Bravo. Il nostro fenomeno contemporaneo. Bravo. Congratulazioni. The next world champion. Congratulazioni. Prossima live IRL Tribuna d'Onore Udinese. Ma no, cioè, non ho capito. Ragazzi, ci dice la regia che sono arrivate delle mail di interessamento per l'ultimo posto. Quindi, facciamo molta attenzione. Alla tarda, attenzione. Lui col cazzo che accetta le liste. Vabbè, avrà Sunny Day. Questo Prelom non mi fa impazzire, vi dico la verità. Assolutamente, Beo. Vai, Zaza Fasciulia. Missa questo fantastico Thunder Wave. Qui mi arriva spora nei dentini proprio. Lui ci bulla e zidda. Ma rimane parrato. Calma.
Ho detto di tutti i Pokémon ne c'ha. Vabbè. Calmo. Questo ora mi esce Bug Buzz. È proprio scontato come Black Friday. Ora, lui poverino sempre parlato, quindi sto anche avendo culo su quel Volcarona, ma perché io come prendo fulmine prendo la fare, ragazzi? Full para 3 rounds in ero, de topo, e mi dispiace, a me mi sculano da quando son nato, cosa ti devo di? De, cosa ti devo di? Cosa ti devo di? Boia, a me lo dici, de. Boia, de. De. A me lo dici. Che mi chiamavano lo Zaza Paciulia delle A. Io posso essere burnato? Sarebbe meraviglioso. Sta incazzando lui, Come on, you attacked before. Questo è da pezzi di merda. Siuski. Le pago tutte a Lewick. Le pago tutte a Lewick. Le pago tutte a Lewick. GG. Mi manda a cacare e ha ragione. Cioè, badare bene. Mi manda a cacare. Cioè, ha ragione. Mi manda a cacare. Scrivi, try. No, no, non voglio essere tossico. 4 off 5 rounds full para. A parte che non si dice rounds, ma si dice turns. Ma va bene, hai ragione. Nothing can be done about that. I know. Che ti devo dire? È un ciocco il paio, maremma ladra. Capisci? Stellone. Parli con uno e fa fulmine, piglia para. Io fulmine mi fanno farci annone a me. Ma come sei attivo, Beo? Scrivi cry. Oh. Allora, attenzione perché Alfitron Pepa ha appena accettato. Alfitron Pepa. Io vorrei portare Bugs, ma non penso di potermelo permettere. Quale intimidate parte before? La opposing. Accidente a Zaza Paciulia. Il suo Gyarados è l'umbe.
Lui ha tentato Thunderwave sul main e non arriva. Se io tirassi giù quel chomp, Terra Steel lui. Buono. Bene, perché ora mi sta sotto. Guardate la... la... Ciao Tullo! Grazie mille. 40 di 75 odierni. Grazie mille. Cosa vuoi fare? LOL lui. Ragazzi, questa è una bella giocata invece. Abbiamo fatto Thunderwave lì. Questa è veramente una bella, 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 bella giocata per noi. Lui qui tenta la Protect, ma noi non lo cacchiamo. E manteniamolo in campo, così non può entrare e uscire. Si staunta. E ragioniamo, ragioniamo. Questa è una bella partita. Lui riprotegge, ma noi non lo cacchiamo. Risauntiamo a destra, perché lui non deve fare niente. Ora possiamo diventare Terra Poison. Allora, l'abbiamo flinciato, che rientra nel 50 e 50, e potevamo prendere anche un 50% di 5 colpi. Quindi direi che non ci possiamo lamentare. Ma tipo... Sword Dance e cascata? A gratis proprio. Poteva anche fare doppia kill, ma lui è trappato. Crit. Ma porco il clero! È un crit che ci porta in range di un eventuale Shadow Ball di Fluttermane. Creme e gusto. Ci doveva fare 13, ci ha fatto 28, ci ha fatto 15% più. E infatti. Mira, mira chi se ne entra. E qui è un 50 e 50. Lui protegge. Io proteggo. Che coglioni. Ho vinto, eh. Tocca levarlo, ragazzi. Perché me lo doppia di Sacher. Perché un Sacarcoli. Lui non è Safety, vero? È a V. Crit nostro. Non flincia. Bacca, però Iron Head o Assurance, meglio ancora, ce lo sega. Io ho perso quel più 2 perché ho dovuto switchare, altrimenti facevo Glaive Rush su King Gambit, che un cinquantello 55 lo fa, anche 60. E ero sereno. C'ho ancora la bacca da mangiarmi.
Misty Thunderwave. Però Topo ci devi venire incontro, eh. Ci devi venire incontro. Ci devi venire incontro. Cioè, te voi guardate che fatica di predict devo fare io. Tutte le sante volte. Niente para. Whirlpool va via, ragazzi. Whirlpool miss. Assurance kill. Che capolavoro di partita. Che capolavoro di partita. Che capolavoro di partita. Mi sembra di averla giocato dalle 8 alle 12 volte meglio di lui. Abbiamo un problema con King Gambit, eh? E infatti, al di là del culo, il problema è stato King Gambit. Ok, vero. Però porca troia. Vabbè. Ok. Ragazzi, io... sono contento del team... sono contento, non so perché faccio così con la bocca. Sono contento del team... sto andando fuori il cervello, vero? Sono contento del team che abbiamo fatto. Bisogna sistemare King Gambit, indubbiamente. Però Pasquale è un qualcosa che per Lewick tengo in considerazione. Sì. Allora, io dopo sono live. Vi faccio vedere dove. Sul canale Twitch dell'Udinese Esports. Che sarebbe Udinese Esports, proprio scritto così. Noi si fa il raid così. Ora non c'è probabilmente nessuno, però almeno lasciate il follow. Dopo alle 20 io sono lì. Io ora mi metto a lavorare alla PTC, dopodiché dopo sono lì. Se volete intanto lasciare il follow, si fa una chiacchierata, un'intervistina. Secondo me insomma saranno così neganze, anche perché è il canale tematico e-sportivo dell'Udinese, quello di Serie A. Quindi dai, vi aspetto, grazie mille, una ottima sessione di team building. E domani, ore 18, PTC. Quindi guarda, Siuski, a domani, ciao ragazzi. A dopo, all'8, a dopo, all'8, a dopo, all'8.